schia, piaccia, play, premi, like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Milka sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Questo è il video del glitch che vi ho portato in live poco tempo fa. Allora, per fare questo glitch ragazzi dovete andare in dispositivi. Una volta che siete in dispositivi andate in controller e dovete settare il joystick in connessione via cavo. Come avete letto nella schermata iniziale dove scorreva il testo, questo glitch funziona per Xbox One e funziona anche se scollegate la batteria, però comunque vi ho già detto che non mi assumo nessuna responsabilità. Per fare questo glitch l'unica cosa che dovete avere è un centro operativo mobile, una Karin Sultan e diciamo pazienza ragazzi, un garage pieno di LG e partiamo con il glitch ragazzi. Allora, a questo punto io esco dal centro operativo mobile per farvi vedere il tutto dall'inizio. L'auto, giustamente la Sultan, deve provenire da dentro al centro operativo mobile ragazzi, quindi fate bene attenzione. La Sultan con cui andate a fare il glitch deve stare nel centro operativo mobile. Il garage dovrà essere pieno di LG RH8 non modificato. A questo punto ragazzi, che cosa dovremo fare? Saliremo in auto, quando sentiremo l'acceleratore che sta andando dovremo premere L1 e disconnettere il controller ragazzi. Vi comparirà quella schermata e vi troverete fuori dal centro operativo mobile. Se tutto andrà bene il glitch sarà riuscito. Se invece avrete una situazione come questa ragazzi, che cosa dovete fare? Dal momento che siete presidenti richiamate il veicolo, perché vi faccio rivedere, il veicolo non c'è, quindi o è buggato sotto al centro operativo mobile sotto mappa oppure in culo al mondo. Quindi cosa dovete fare? Diventate presidenti se non lo siete e rimandate il veicolo in deposito ragazzi, è abbastanza semplice, così avrete nuovamente il veicolo in deposito. Una volta che avete fatto il tutto rifate la stessa cosa. Quando sentirete che l'acceleratore sarà andato premete L2 e disconnettete il controller fino a che non vi avverrà la duplicazione ragazzi. Quindi una volta fatta la duplicazione il secondo step è abbastanza semplice ragazzi. L'unica cosa che dovete fare è andare in Warsock. Quando siete in Warsock acquistate il modulo dell'officina con l'armeria. A questo punto, acquistato questo modulo, il gioco è fatto ragazzi. Spenderete queste 195.000, non so quanti cazzo sono, comunque sono un po' dei soldini, li spenderete una volta sola ragazzi e dopodiché potrete duplicare tutte le auto che volete. C'è anche un altro glitch sempre nella piattaforma, insomma è su YouTube, che è simile a questo, ma vi consiglio di non farlo perché comunque perderete l'auto che state duplicando. Sembra più semplice ma non è affatto così. Il glitch è questo quello che va ragazzi. Io adesso vado a comprare delle LG perché non le avevo in garage, quindi andremo a comprare delle LG e andremo ad aspettare. Intanto, come avete visto, ho comprato anche l'officina con l'armeria nel centro operativo mobile e attenderemo che arrivino le LG per poter fare la sostituzione ragazzi. Il glitch è abbastanza semplice, non dovete fare niente di che. Vi faccio rivedere che adesso c'è l'armeria con l'officina, quindi abbiamo l'auto nell'officina che normalmente non potrebbe entrare. Detto questo ragazzi, allora aspettiamo le auto. Intanto mi sposto il centro operativo mobile perché almeno sono un po' più comodo e in questo modo ragazzi potrete anche riempire la clubhouse di Sultan. Ovviamente però dovrete avere dei faggio, quindi a questo punto noi andiamo
nel garage e vediamo le auto se sono arrivate. Ancora non sono arrivate. Quindi vi dicevo, ragazzi, per riempire la clubhouse vi basterà avere la clubhouse piena di faggio in questo caso e chiamare il faggio, ovviamente con l'MC, e fate questa manipolazione, sempre quella che io sto facendo, ragazzi, nel senso questo glitch, né di più e né di meno, solo che invece di farlo con la LG lo fate con le faggio. Dopo che avete preso la LG e siete usciti, o la faggio in questo caso come vi pare a voi, andate sull'auto. Io ho cambiato colore, ma dice poco, ragazzi, il colore io l'ho cambiato per un mio sfizio. Dovete cambiare semplicemente il colore della targa, ragazzi, niente di più. Una volta che avrete cambiato il colore della targa, rientrate, nel mio caso, nel vostro caso se lo state facendo nella clubhouse, richiamate un altro faggio e continuate così per tutte le duplicazioni che vorrete fare. Questo è anche un metodo per riempire la clubhouse di Sultan, per avere 10 posti in più per poter mettere auto duplicate. Ovviamente nella clubhouse non vedrete le Sultan, ma se chiamerete il meccanico le vedrete, quindi saranno disponibilissime, potete chiamarle ma non le vedete. Detto questo, ragazzi, questo è l'unico glitch che c'è al momento. Sto cercando di vedere se c'è qualcosa di meglio. Per il momento approfittate di questo glitch per chi può approfittare. Vi lascio un saluto, guardate tutto il resto del video. Ciao a tutti e al prossimo video.